Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Si è da poco conclusa nella Basilica di San Pietro la celebrazione eucaristica con la quale abbiamo dato inizio all'Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi. I padri sinodali provenienti da ogni parte del mondo e riuniti intorno al successore di Pietro rifletteranno per 3 settimane sulla vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nella società per un attento discernimento spirituale e pastorale. Terremo lo sguardo fisso su Gesù per individuare sulla base del suo insegnamento di verità e di misericordia, le strade più opportune per un impegno adeguato della Chiesa con le famiglie e per le famiglie, perché il disegno originario del Creatore sull'uomo e la donna possa attuarsi e operare in tutta la sua bellezza e la sua forza nel mondo di oggi. La liturgia di questa domenica ripropone proprio il testo fondamentale del libro della Genesi sulla complementarietà e reciprocità tra uomo e donna. Per questo, dice la Bibbia, l'uomo lascia suo padre e sua madre e si unisce a sua moglie, e i due diventano una sola carne, cioè una sola vita, una sola esistenza. In tale unità i coniugi trasmettono la vita ai nuovi esseri umani, diventano genitori, partecipano della potenza creatrice di Dio stesso. Ma attenzione, Dio è amore, e si partecipe alla sua opera quando si ama con Lui e come Lui. A tale scopo, dice San Paolo, l'amore è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. E questo è anche l'amore che viene donato agli sposi nel sacramento del matrimonio. È l'amore che alimenta il loro rapporto attraverso gioie e dolori, momenti sereni e difficili. È l'amore che suscita il desiderio di generare i figli, di attenderli, accoglierli, allevarli, educarli. È lo stesso amore che nel Vangelo di oggi Gesù manifesta ai bambini. Lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il Regno dei Cieli. Oggi chiediamo al Signore che tutti i genitori e gli educatori del mondo, come anche l'intera società, si facciano strumenti di quell'accoglienza e di quell'amore con cui Gesù abbraccia i più piccoli. Egli guarda nei loro cuori con la tenerezza e la sollecitudine di un padre e al tempo stesso di una madre. Penso a tanti bambini affamati, abbandonati, sfruttati, costretti alla guerra, rifiutati. È doloroso vedere le immagini di bambini infelici con lo sguardo smarrito che scappano da povertà e conflitti, bussano alle nostre porte e ai nostri cuori, implorando aiuto. Il Signore ci aiuti a non essere società fortezza, ma società
famiglia, capaci di accogliere con regole adeguate, ma accogliere, accogliere sempre con amore. Vi invito a sostenere con la preghiera i lavori del Sinodo affinché lo Spirito Santo renda i padri sinodali pienamente docili alle sue ispirazioni. Invochiamo la materna intercessione della Vergine Maria, unendoci spiritualmente a quanti in questo momento nel santuario di Pompei recitano la supplica alla Madonna del Rosario. Angelus Domini, nunciabit Mariae. E concepit Spiritus Sanctus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, e benedictus fructus ventris tu, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Dignificamur promissionibus Christi. Gratiam Tuam quesumus, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi Fili Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis Requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua luce eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, ieri a Santander, in Spagna, sono stati proclamati beati Pio Heredia e 17 compagni e compagne dell'ordine cistercense della stretta osservanza e di San Bernardo, uccisi per la loro fede durante la guerra civile spagnola e la persecuzione religiosa degli anni 30 del secolo scorso. Lodiamo il Signore per questi suoi coraggiosi testimoni e per loro intercessione supplichiamolo di liberare il mondo dal flagello della guerra. Desidero rivolgere una preghiera al Signore per le vittime della frana che ha travolto un intero villaggio in Guatemala, come pure per quelle delle alluvioni avvenute in Francia sulla Costa Azzurra.
siamo vicini alle popolazioni duramente colpite, anche con la solidarietà concreta. Ringrazio tutti voi che siete venuti numerosi da Roma, dall'Italia e da tante parti del mondo. Saluto i fedeli dell'Arcidiocesi di Paderborn, in Germania, quelli di Porto, Portogallo, e il gruppo del Collegio Mechitarista in Roma. Nel giorno di San Francesco di Assisi, patrono dell'Italia, saluto con particolare affetto i pellegrini italiani, in particolare i fedeli di Reggio Calabria, Bollate, Mozzanica, Cassano Primo, Nule e Parabita. Saluto i ragazzi di Belvedere di Spinello e l'Associazione dei diritti dei pedoni di Roma e del Lazio. A tutti auguro una buona domenica e per favore non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.